Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io mi chiamo Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il giovedì 5 di agosto del 2021, una data speciale per me e mia moglie perché esattamente 23 anni fa noi stavamo arrivando in Italia per servire nell'opera missionaria, quindi ringraziamo il Signore e siamo contenti ancora di più di poter leggere la parola del nostro Signore insieme questo giovedì 5 di agosto del 2021. Durante questa puntata noi leggeremo due capitoli, il capitolo 11 e il capitolo 12, sempre di Primo Re. Parola del Signore. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee e delle Sidonie e delle Itite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengono essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che era male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre. E fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammon. Fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore, Dio di Israele, che gli era apparso due volte. Egli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. Il Signore disse a Salomone: poiché tu hai agito in questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che io ti avevo dato, io ti toglierò il regno e darò al tuo servo. Non di meno, per amore di Davide tuo padre, io non farò questo durante la tua vita, ma strapperò il regno dalle tue mani del tuo figlio. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio per amor di Davide mio servo e per amor di Gerusalemme che io ho scelto. Il Signore suscitò un nemico a Salomone, Adad, l'Idumeo, che era delle stirpe reali di Edom. Quando Davide sconfisse Edom, Joab, capo dell'esercito, salì per seppellire i morti e uccise tutti i maschi che erano in Edom. Joab rimase in Edom 6 mesi con tutto Israele finché vi ebbe sterminato tutti i maschi. In quel tempo Adad fuggì con alcuni idumei, servitori di suo padre, per andare in Egitto. Adad era ancora un ragazzo. Quelli dunque partirono da Madian, andarono a Paran, presero con sé degli uomini di Paran e giunsero in Egitto dal faraone re d'Egitto, il quale diede a Adad una casa, provvide al suo mantenimento e gli assegnò dei terreni. Adad trovò grazia agli occhi del faraone e gli diede in moglie la sorella della propria moglie, la sorella della regina Tachpenes. La sorella di Tachpenes gli partorì un figlio, Genubat, che Tachpenes divezzò nella casa del faraone, e Genubat rimase in casa del faraone tra i figli del faraone. Quando Adad ebbe sentito che in Egitto
che Davide si era addormentato con i suoi padri, che Joab, capo dell'esercito, era morto, disse al faraone, permettimi di andare al mio paese. Il faraone gli rispose, che ti manca da me perché tu cerchi di andartene al tuo paese? E quelli replicò, nulla, tuttavia ti prego, lasciami partire. Dio suscitò un altro nemico a Salomone, Rezon, figlio di Eliada, che era fuggito dal suo signore Adadezer, re di Soba. Egli aveva radunato gente intorno a sé ed era diventato capo di una banda quando Davide massacrò i Siri. Egli e i suoi andarono a Damasco e vi si stabilirono e regnarono a Damasco. Fu nemico di Israele per tutto il tempo di Salomone e questo oltre al male già fatto da Adad. Detestò Israele e regnò sulla Siria. Anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro il re. Egli era figlio di Nebat e frateo di Sereda e aveva per madre una vedova che si chiamava Serua. La causa per cui si ribellò contro il re fu questa. Salomone costruiva Milo e chiudeva la breccia della città di Davide, suo padre. Geroboamo era un uomo forte e valoroso, e Salomone, veduto come questo giovane lavorava, gli diede la sorveglianza di tutta la gente della casa di Giuseppe reclutata per i lavori. In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Aia di Silo, che indossava un mantello nuovo, ed erano loro due soli nella campagna. Aia prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo strappò in 12 pezzi, e disse a Geroboamo, «Prendine per te 10 pezzi, perché il Signore, Dio di Israele, dice così, «Ecco, io strappo questo regno dalle mani di Salomone e te ne darò 10 tribù. A Salomone resterà una tribù per amor di Davide, mio servo, e per amor di Gerusalemme, della città che ho scelta fra tutte le tribù di Israele. Ciò perché i figli di Israele mi hanno abbandonato, si sono prostrati davanti ad Astarte, divinità dei Sidoni, davanti a Chemos, dio di Moab, e davanti a Milcom, dio degli Ammoniti, e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto agli occhi miei e per osservare le mie leggi e i miei precetti, come fece Davide, padre di Salomone. Tuttavia, non toglierò dalle mani di lui tutto il regno, ma lo manterrò principe tutto il tempo della sua vita per amor di Davide, mio servo, che io scelsi e che osservò i miei comandamenti e le mie leggi. Toglierò il regno dalle mani di suo figlio e te ne darò 10 tribù. E a suo figlio lascerò una tribù affinché Davide, mio servo, abbia sempre una lampada davanti a me, in Gerusalemme, nella città che ho scelta per mettervi il mio nome. Io prenderò dunque te e tu regnerai su tutto quello che vorrai e sarai re sopra Israele. Se tu ubbidirai a tutto quello che ti comanderò e camminerai nelle mie vie e farai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti come fece Davide mio servo, io sarò con te. Ti edificherò una casa stabile come te ne edificai una a Davide e ti darò Israele. Così umilierò la discendenza di Davide, ma non per sempre. Per questo Salomone cercò di far morire Geroboamo, ma questi partì e si rifugiò in Egitto presso Sisac, re d'Egitto, e rimase in Egitto fino alla morte di Salomone. Il rimanente delle gesta di Salomone, tutto quello che fece, la sua saggezza, risulta scritto nel libro delle gesta di Salomone. Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele 40 anni. Poi Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, suo padre. E Roboamo, figlio di suo figlio, regnò al suo posto. Primo Re, capitolo 12, parola del nostro Signore. Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re. Quando Geroboamo, figlio di Nebat, lo seppe, si trovava ancora in Egitto, dove era fuggito per scampare dal re Salomone, egli abitava in Egitto.
e mandarono a chiamare allora Geroboamo e tutta l'assemblea di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero: tuo padre ha reso duro il nostro giogo, ora rendi tu più lieve la dura servitù e il giogo pesante che tuo padre ci ha imposti e noi ti serviremo. Egli rispose loro: andatevene e tornate da me fra 3 giorni. E il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò con i vecchi che erano stati a servizio del re Salomone suo padre mentre era vivo e disse: che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo? E quelli gli parlarono così: se oggi tu ti fai servo di questo popolo, se gli cedi, se gli rispondi e gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre. Ma Roboamo trascurò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio. E disse loro: come consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo: allevia il giogo che tuo padre ci ha imposto? I giovani che erano cresciuti con lui gli risposero: ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo: tuo padre ha reso pesante il nostro giogo e tu rendilo più leggero. Gli risponderai così: il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre. Mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con i flagelli a punte. 3 giorni dopo, Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo, come aveva ordinato il re, dicendo: tornate da me fra 3 giorni. Il re rispose duramente al popolo, abbandonando il consiglio che i vecchi gli avevano dato, e parlò loro secondo il consiglio dei giovani, e disse: mio padre ha reso pesante il vostro giogo, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta, e io vi castigherò con i flagelli a punte. Così il re non diede ascolto al popolo, perché tutto ciò che era diretto dal Signore, affinché si adempisse la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo di Aia di Silo a Geroboamo, figlio di Nebat. Quando tutto Israele vide che il re non gli aveva dato ascolto, rispose al re dicendo: che abbiamo da fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune con il figlio di Isai. Alle tue tende, o Israele. Provvedi ora tu alla tua casa, o Davide. E Israele se ne andò alle sue tende. Ma i suoi figli di Israele, che abitavano nelle città di Giuda, regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò loro Adoram, responsabile dei lavori forzati, ma tutto Israele lo lapidò ed egli morì. Il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si ribellò alla casa di Davide ed è rimasto ribelle fino a oggi. Quando tutto Israele udì che Geroboamo era tornato, lo mandò a chiamare perché venisse alla comunità e lo fece re su tutto Israele. Nessuno seguì la casa di Davide, tranne la sola tribù di Giuda. Quando Roboamo giunse a Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, 180.000 uomini, guerrieri scelti, per combattere contro la casa di Israele e restituire il regno a Roboamo, figlio di Salomone. Ma la parola di Dio fu rivolta a Semaia, uomo di Dio, in questi termini: parla a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del popolo, e di loro: così parla il Signore: non salite a combattere contro i vostri fratelli, i figli di Israele. Ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per mia volontà. Quelli ubbidirono alla parola del Signore e se ne tornarono, secondo la parola del Signore. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì, poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide.
Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece 2 vitelli d'oro e disse al popolo: «Siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto, e ne mise uno a Betel e un altro a Dan». Questo diventò un'occasione di peccato perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi e creò dei sacerdoti, presi qua e là dal popolo che non erano dei figli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel 15° giorno, nel mese simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti. E a Betel stabilì sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Il 15° giorno dell'ottavo mese, che aveva scelto di testa sua, Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare incenso. Parola del Signore. Quando un uomo, una famiglia, una donna, un giovane, un ragazzo o una ragazza si allontanano dal Signore, le cose non cammineranno bene. Io e te oggi siamo chiamati a osservare questa parola per imparare quello che noi non dobbiamo fare. Noi siamo stati chiamati a camminare nella via, e questa via è Gesù Cristo. I suoi insegnamenti si trovano nella sua parola, che proviene dalla bocca del Signore. Questa parola noi la mettiamo in pratica, e anche con i nostri misfatti, con i nostri errori, con le nostre imperfezioni, noi confessiamo personalmente, ognuno, il nostro proprio peccato, affinché il Signore ci possa santificare, insegnare, ammaestrare, guidare, dirigere i nostri passi, affinché alla fine la nostra vita sia una vita che porta gloria al nome del Signore. Vedrete che da ora in poi la situazione del popolo di Israele al nord e di Giuda al sud non sarà facile, ma questa è la continuità che noi vedremo nelle prossime puntate di Leggiamo la Bibbia Insieme. Un forte abbraccio, un santo bacio, che la grazia del Signore stia nel tuo cuore, nel nome di Cristo Gesù.